Ieri sera in live abbiamo livellato non poco e ti dirò, sono abbastanza contento del risultato. Yukiko era al 18, adesso al 21, noi siamo tutti al 23. Izanagi sta diventando una bestia assoluta. Se arriva a 99 di resistenza proprio sono contento. E anzi, se gli mettiamo anche la resistenza al vento o qualsiasi cosa che gli impedisca di prendere danno, ce lo portiamo fino a fine gioco, te lo giuro. A parte questo, le altre persone diciamo che sono relativamente bilanciate a modo loro. Detto ciò, abbiamo fatto anche un po' di soldi, torniamo indietro. Quando smetti di esplorare, abbandoni il mondo della TV, calerà la notte, grazie. Riposando a casa recupererai HP SP. Vuoi tornare a casa? Certo. Ok, ci vediamo, ciao ciao. E inoltre non possiamo uscire. Bentornato. Vediamo, potrei leggere o studiare? Direi di studiare, ma per il semplice fatto che la lettura, se la facciamo quando piove, ci guadagniamo un bonus in più. L'esplorazione del mondo da TV ti ha sfinito, decidi di rimandare lo studio. Ok, quindi quando fai il mondo della TV non puoi proprio fare nulla. L'unica opzione che ti rimane è andare a dormire. Vabbè, se è l'unica opzione che c'è rimasta, andiamo a dormire. Se vuoi passare al giorno successivo senza fare nulla, dormi sul futon, potresti fare un sogno. Un sogno? Hai sognato di confortare Cie mentre piangeva. Il tuo legame con Cie si è rafforzato. Che bello. Anche senza fare nulla ci guadagniamo. Buongiorno. Sta piovendo, ma non durerà tutta la notte. Ogni volta che pioveva mentre ero di là, per voi deve essere stata... Oh, scusa, non volevo metterti tristezza. Ci sono, la Golden Week inizia domani, giusto? Hai già fatto progetti? Andrò da Junes, ho una gita di famiglia. Capisco, deve essere pesante, ma almeno sembra che il sole risplenderà per tutta la settimana. Sarebbe bello potersi rilassare e godersi la giornata, ma il mistero non è ancora stato risolto. Magari potremmo fare una capatina dall'altra parte per allenarci e diventare più forti. No, Yukiko, no, abbiamo già fatto, non rompere i coglioni. No, scusami, non volevo, l'abbiamo già fatto però, più che in abbondanza anche. E tra l'altro, cosa che ho scoperto in live... Adesso Merdoka ci penso a darti voce. È che in ogni castello o in ogni appunto programma che visiteremo, nella sala del boss appare una mini boss fight, un altro boss. In questo caso nel castello era quell'omino piccolino a forma di re che evocava il bambino brutto o il cavaliere. Mi ha fatto un attacco che ha preso tutta la squadra, cioè spazzati via con un colpo. Questo vuol dire che i boss li dobbiamo fare a un livello un po' più alto. Non fate che chiacchierare della Golden Week, ma ricordatevi che prima di tutto siete degli studenti. Il vostro dovere è studiare, non avete tempo per bighellonare, chiaro? Non fraintendete il senso della libertà. Non significa che potete vivere senza assumervi le responsabilità. Persino Pitagora disse: quando gli uomini hanno bisogno di leggi, la libertà non fa più per loro. Prossimo ordine del giorno: gli esami intermedi sono alle porte. I risultati verranno affissi per umiliare i peggiori. Ah beh, certo. Se non volete perdere la faccia, studiate sodo. È molto semplice. Se andate bene, chissà, potreste diventare dei cretini popolari. E sapete com'è? La popolarità è terreno fertile per i legami. In che senso? Ah, ce l'hanno detto che con le statistiche aumentate abbiamo comunque più possibilità di avere rapporti con della gente. Oltre a questo crescerete la mia reputazione, è una situazione win-win. Studiate sodo, quindi. Hai ascoltato la lezione intensamente. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Variazione di conoscenza da consapevole a informato. Grazie Merdoka. Dopo scuola. Oh, hai un problema, vedo. Qualcuno comparirà di nuovo nel canale di mezzanotte, non puoi fare altro che aspettare. Eh beh, certo. Allora, il problema di quel tizio ancora non è risolvibile perché sta piovendo e la tizia non è sul balcone. Tu che problema hai? Quella ragazza ha detto che i club culturali cercano nuovi membri. Era nel club di teatro, ma ha detto di voler convincere le persone a iscriversi anche ad altri club. Immagino che per saperne di più ti convenga andare a sala docenti. Però dovresti parlare col prof. Moroka, ti farà una ramanzina. Perché è così difficile iscriversi a un club? Ah, devo chiederti una cosa, ti va di ascoltarmi? Certo.
Esattamente. A dire il vero, ultimamente fatico a dormire. Ci sono troppe cose che mi spaventano, ma con una specie di amuleto potrei calmarmi e riposare un po', credo. Una statua di angelo o qualcosa di simile, ho la sensazione che potrebbe proteggermi. Un ragazzo di città come te dovrebbe sapere dove trovarla, giusto? Ovviamente saprò ripagarti. In cambio potrei darti il mio vecchio portafortuna. È una chiave. Non ho idea di cosa apre esattamente, ma probabilmente qualcosa di interessante. Va bene. Oh, davvero? Che sollievo. Allora lascia tutto nelle tue mani. Missione accettata, ottieni una statua di angelo, che troveremo probabilmente nel prossimo dungeon. Ehi, Star, è tornato il periodo brutto dell'anno, eh? Odio quando affliggono i risultati degli esami. È imbarazzante vedere il proprio nome in fondo alla lista. Quelli in cima invece vengono rispettati da tutti. Chissà, magari essere popolare aiuta a rinsanare le amicizie. Tu stai studiando. Ehi, perché non studiamo assieme? Non studiare assieme, aspetta. Ah, ho capito, da solo è più facile concentrarsi, in effetti. Non è quello che volevo dire, però... Oh, Star-kun, non sai quanto sono sollevata di vedere Yukiko sana e salva. Meno male che l'abbiamo tirata fuori da lì. Oh, vuoi parlare? Credo che sia al primo piano dell'edificio scolastico. Certo che quest'esame però... Ah, Star-kun, hai da fare oggi. Magari potresti darmi ripetizioni, o potremmo fare altro. Cie? Che cosa vorresti fare? Piccola zozza. Ah, lo sapevo. Non che non voglia studiare con loro, perché più vende otterremo anche delle statistiche sicuramente buone. Però scusami, se c'è Yukiko, che ancora non l'abbiamo neanche nel gruppo, cioè o meglio, non l'abbiamo nei nostri confidant, tanto vale. Tu che problema c'hai? Chiedo scusa, ce l'hai un secondo? Vorrei parlarti a nome dell'Associazione Misteri, o Club dell'Occulto se preferisci. Uno studente come te apprezzerà senz'altro le arti oscure, dico bene? Certo. Lo sapevo, proprio come era stato predetto. Magari gradiresti una lettera personale? Una lettura. No, sto divagando. Sai, stavo giusto per andare al sodo della nostra chiacchierata. Sei pronto? Vedi, gradirei un ornamento davvero oscuro per l'aula del nostro club. Sarebbe l'ideale, non trovi? Del resto, la prima impressione è quella che conta. L'80% delle nostre scelte si basa su di essa. Perciò dovrai avventurarti nel vecchio castello, cercare una statua di demone e che mette i brividi, mi raccomando. Quindi una statua di angelo, una statua di demone. Immagino che non serva che ti dica che ti conviene cercare un qualche tipo di mago. Penso che soddisferebbe ottimamente le nostre esigenze. Che ne dici, allora? Ti senti all'altezza del compito? Naturalmente riceverai una ricompensa più che dignitosa. Vediamo. Ho diversi oggetti che potrebbero contribuire alla salute di qualcuno. Non so se mi spiego. Ok? Ah sì, è proprio come l'aveva predetto l'S superiore. Grazie infinite, verrai ricompensato profumatamente. 5 di una statua di demone. Allora, Yukiko è qua che sta scrutando la bacheca. Questa è la sala docenti. Gli studenti non possono entrare qui durante la settimana degli esami. Ah, ottimo. E allora cosa me l'hanno chiesto a fare di passare di qua? Vuoi fare amicizia? Ora. Oh, Star-kun, la scuola sembra spassosa, stavo curiosando un po'. È tutto merito vostro, grazie per avermi salvata. E un bel sorriso è tornato a illuminare il viso di Yukiko, ma sembra un po' a disagio. Sembra che vi serva un'occasione di qualche tipo per legare di più. Un'occasione di qualche tipo, che cacchio vuol dire? Comunque, è la settimana degli esami, immagino che, appunto, i club Nisba, soprattutto, piove. Andiamo in città. Prima di tutto andiamo nella stanza di velluto, che oggi c'erano dei bonus per le fusioni. Oh, un altro foglio. Ma scusami, non l'abbiamo già fatta questa cosa? Non c'è traccia di Marie. Ah, ok, un'altra scena. A ripensarci, l'ultimo pezzo di carta che ho trovato qui apparteneva a Marie. Sembra che qualcuno ci abbia scritto sopra con una calligrafia veramente adorabile. Oh, è lei. Perché ho l'impressione che adesso arriverà e mi tirerà un pugno qua dietro la testa? Sembra essere una poesia. La sua sensibilità poetica è difficile da commentare. Ah, l'hai letto. L'hai letto, vero? No, non è come pensi. Ecco, non è una poesia. Già. Che tutto il mondo sappia che non si tratta di una poesia. Non so più quello che dico. Le parole mi escono da sole. Io, pezzo di cretino, ti odio, non ci posso credere. Non legge le mie cose. Marie è paonazza in volto. Pare proprio che sia Marie l'autrice della poesia che hai appena letto.
Ma va? Ma perché era a terra? Non capisco. Marie, imbronciata, torna a sedersi. Quindi oggi solo bonus alle statistiche, domani cambio di abilità. Allora, vediamo cosa possiamo ottenere oggi. Potrei anche iniziare con Fenice, effettivamente. Anche questa potrebbe essere buona. Allora, io inizierei proprio con Re Frost, che a rigor di logica è meglio di Frost, giusto? 13, 16, 17, 11, 20, 17. Ok, la forza è un attimo da rivedere. E gli diamo resistenza al fuoco, potenziamento al ghiaccio credo che lo prenda, però per sicurezza io glielo do. Ecco qua, sono Re Frost, oh, piacere di conoscerti, hi-ho! Aumentata la forza e la magia, va bene, non è male. Possiamo fare ganga. Cosa sei? È incredibile però che Incubo sia una persona di livello 28 quando nei primi momenti di Persona 5 è una persona stupidissima che non serve una sega. Oh, il Matador, bello lui. Anche questo è bello, questo è bello. Eccolo qua. Sono Rakshasa, brandirò questa spada in tuo nome. Però nei due. Il potere della forza induce potenza. Bella animazione. Allora, benissimo, sale di un livello, forse anche due, dai. In base alle attuali condizioni, Rakshasa ha guadagnato ulteriore potere. In base alle attuali condizioni, sono stati attivati vari bonus, forza e magia. Oggi mi sa che aumentiamo solo forza e magia, che in realtà buttali via, insomma. Ok, non credo di avere nient'altro da fare, usciamo. La pioggia ha allentato la manopola. Per qualche strano miracolo riesce a girare la manopola. Il gachapon costa 200 yen attualmente. Vabbè, ho i soldi, vuoi passare il tempo qui? Sperando che non mi faccia sprecare la giornata. Perché vuoi passare il tempo qui è diverso da vuoi fare un giro. Aspetta, calmo, calmo. Vediamo. Il tuo premio è bloccato. Chiami la signora dello Shiroku? Certo. Eh? L'hai rotta? Sai, è stata la buon'anima di mio marito a costruirle tutto da solo. Per qualche motivo funzionano solo quando c'è maltempo, tipo pioggia o neve. Ricordo che pioveva quando le ha costruite. Oh, scusa, è una storia cupa. Lascia che ti prenda il premio, figliolo. Ci verrà un secondo. Hai ottenuto un petardo. Perdono l'attesa. Accetta questo come segno delle mie scuse. Chiave del forziere. È ora di tornare a casa. Non ne vale, ma proprio no, non ne vale la pena per nulla. No, vuol dire che la gita salta. No, piccolina. Adesso farai la faccia tristissima, quanto ci fai? Eccolo, lo sapevo. Lo sapevo. Devo trattenermi al lavoro. Moshi moshi, otousan? Daijoubu. Piccolina. Senti, io non posso tornare. Potresti portare Nana col Junes. Vediamo se ci ho azzeccato. No, sta correndo via, piccolina. Oh my god. Certo. È la vita, gran peccato, povera Nanako. Gran peccato. Certo, piccolina. Come vuoi che stia? Lei ci sperava, è tornata nella sua stanza. Ricordi di avere un test lunedì prossimo, vuoi studiare? Ma certo che no, penso alla mia futura sorellina. Prima però, torniamo indietro nel tempo. Meno male che ho salvato prima di fare quella cagata. Vendiamogli a lui tutti i materiali. Dovrei farci un bel gruzzoletto, no? 31.000, vabbè, meglio di nulla, dai. Allora, vediamo che cosa otteniamo oggi. Otteniamo Gusoku Nanman, giacca corazzata, bracciale Feng Shui. Basta? Tutto qui? Ok, vediamo le scarpette per Cie. Come sono? Sono un bel po' meglio. Quanto ci costano? 13.000. Allora, per il momento aspettiamo. Magari mi aggiunge anche qualcos'altro anche per Yukiko. Chissà se posso pescare quando piove. Però a prescindere
Non perderò la giornata per quello. Detto questo, sì, io occuperei la giornata studiando, possibilmente con Gie. Per quanto mi dispiace, ovviamente, per Yosuke. Mi dispiace, ovviamente, amico, ma la girl mi ha chiesto se possiamo fare anche altro oltre a studiare, quindi, sai, sono un maniaco. Studiamo assieme. Benissimo, filiamo dritti in biblioteca. Vediamo cosa aumentiamo in due. Nella biblioteca del liceo Yasogami. Hai studiato con Chie. Allora è così che si fa. Prima questo passaggio, poi quest'altro. Ed è fatta, giusto? Ho capito tutto. Grazie per avermi aiutata, Star-kun. Sei riuscito a studiare di più collaborando con Chie. La tua statistica di conoscenza è aumentata parecchio. Studiare insieme ha rafforzato il vostro legame. Senti che il vostro legame si rafforzerà presto. E lo so, se solo sta deficiente si facesse vedere in giro. Madonna mia, ho dovuto darle da mangiare come i cani per farla uscire. Ok, e rieccoci qua. Col cazzo che studio, voglio occuparmi di Nanako, ovviamente. Come devo fare? Ok, sembra che non ci sia molto che posso fare per Nanako, quindi... Hai aperto il frigo, vedi un sottaceto rinsecchito in una busta di plastica. Vuoi mangiarlo? Devo aumentare il coraggio. Beh, però non piove, sennò andavo effettivamente a mangiare fuori, quindi sì. È eccezionale. La tua statistica di coraggio è aumentata parecchio, tuttavia non ti senti bene. Decidi di andare a letto presto per oggi. Avesse piovuto avrei studiato, perché almeno aumentavamo due statistiche, ma... Oggi è la giornata della Costituzione, non si va a scuola. Ti chiedi quando tornerà a piovere di notte? Bella domanda. Io voglio uscire con Nanako. Poverina, c'è rimasta male. Buongiorno. Nanako sta guardando la TV come al solito. Chi è? È papà. Pare che ci sia qualcuno. È papà. No, è questa tizia. Chie è venuta a trovarti. Che carina che sei. Certo che sono a casa. Ma come, la conosci? Come fai a conoscerla, scusami? Dai, vieni con noi. Certo che puoi. Esatto. Evviva! Hai deciso di uscire con Chie e gli altri insieme a Nanako. Oh, piccolina lei. L'area ristorazione di Junes. Incontri Yosuke che sta ancora lavorando e Yukiko che ha finito il suo turno alla locanda. Oh. Io sono piccola. Perché lei voleva venire qui? Junes daiki! Nanako-chan. No, li avrebbe preparati lui. Onii-chan. Beh, tu dovresti saperla, hai già mangiato da me. Ascolta, sì, hai già mangiato quello che ho preparato. Non fare tanto la schizzinosa. Vinco io, sicuro. Nel senso che non è brava e tu lo sai? Cosa sai che noi non sappiamo, Yukiko? No! Esatto, non devi dire queste cose. Almeno non l'ha presa male, dai. E io che ne sapevo? E ora c'è Onii-chan. Ho anche fratellone. Onii-chan. Dio mio. Yoshi, Nanako-chan. Issoni juice kai iku ka. Sono felice per cose da poco. Onii-chan.
小さいのに偉いね。意外とうちらの方がガキンチョだったりして。ねえよ。よし、私もななこちゃんに何かおごってあげよう。ma sono già andati loro e io rimango qui come uno stronzo da solo. Onii-chan, nanika iru? Nanako ti dona un sorriso sereno. Percepisci l'accenno di un legame formarsi fra voi due. Oh. Nuovo legame. Ci è voluto poco. Ah, è la bilancia di merda. Tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano giustizia. Giustizia. Wow. Come altolocata la cosa. Potresti tenere punti esperienza, grazie. Certo, andiamo. Onii-chan, takoyaki hanbunko dei? Oh. Oh no, oh no. Ti sei divertito con Nana e i tuoi amici. Giorno, sera. Allora, cosa possiamo fare io e te? Oggi è stato divertente. Certo. Stellina, io esco. Ma dite che potrò pescare di sera? C'è un cane. Sotto la superficie dell'acqua c'è un'ombra di un pesce. Visto che hai finito di leggere Pesca per principianti, senti di essere un pescatore più bravo. Oh, io ci provo. Prima aspetta, facciamo due cose. Prima salviamo. Vediamo anche al ristorante che cosa fanno. È quello ultra piccante che aumenta il coraggio. Meglio il coraggio della pesca per stasera, dai. Meglio il coraggio ci serve per andare al santuario. Yes, nella media ha affidabile, ottimo. Aia, grazie mille. Aia, mia figlia mi ha parlato di te. Così hai appena cambiato scuola. Mia figlia dice che sei uno tosto. Si chiama Aia, purtroppo ora sta facendo le consegne. Aia, dopo aver mangiato sei tornato a casa. Non mi sembra di averla vista questa Aia, o sbaglio? Giornata della natura, non si va a scuola. Ti chiedi quando tornerà a piovere. Cosa potresti fare? Io la passerei ancora con Nanako se possiamo. Ecco. Ehi, sono io. Ti sembrerà strano visto che ci siamo visti ieri. Ma ti va di uscire di nuovo oggi? Magari trovo qualcuno a cui va di uscire con noi. Cacchio, non lo so. Allora, il salvataggio ce l'abbiamo. Io farei così, gli dico non posso, vedo chi c'è e torniamo indietro. Capisco, speravo proprio che potessimo vedere Nanako-chan. Ma so che se insisto poi faccio la figura del fastidioso. Ci si vede? Ok, messa così sembro io lo stronzo. Oh, ma guarda un po', c'è Chie, c'è Marie. Non è ancora pronto a rafforzarsi, no? Oh, Star-kun, non trovi che sia fortissimo? Quella lucentezza, quelle curve. Cavolo, quanto desidero quel casco. Sembra che Chie non abbia molto da fare. Visto che possiedi slime, la persona del carro potresti aumentare. Si rafforzerà presto. Allora, aspetta. Vediamo prima, come ho detto, chi c'è in giro. Quindi la scelta è o Chie o Yosuke o l'uscita con appunto Nanako. Però quella mi sa che è un po' generale e aumenta l'amicizia e non ci porterebbe a nulla. Proviamoci a questo punto. Però aumenta solo quella di Yosuke. Lui però ha detto che inviterebbe anche altri. Vabbè, proviamoci. Grande! Senti, ti va di portare anche Nanako-chan? Vediamoci con tutti quanti. Ti sei organizzato per uscire. Magari riusciamo ad essere amico con Yukiko? Proviamoci. Ah, ma tutti quanti no, sono tutti uomini. Junes reparto elettrodomestici. Nanako-chan adora vedere questi posti. La prima cosa che ha detto quando le ho chiesto dove voleva andare è stata Junes. Di che ti stupisci? Questo posto ha tutto. È una specie di paese delle meraviglie. Capisco bene perché le piaccia e comunque non è adorabile. Anch'io ho una sorellina minore. Come vorrei che fosse carina come Nanako-chan. Oh, non sono carina. Sono circondata da maniaci. Aiuto. Ah, scusa, ti ho offesa. Oh. Tranquilla, non sei affatto carina. Ma sei stronzo. Oh? Così mi pare eccessivo. Sei scemo cosa? È il solito Daisuke. Dai, niente complimenti. Ecco appunto. Fratellone, quella TV è enorme. Se guardassi lo sport su uno di questi schermi così grande, avrei paura di finirci dentro. Ma dai, che scemenza. Si prospetta una giornata divertente. Senti che il tuo legame con Yosuke si rafforzerà presto. Senti che il legame con Nanako si rafforzerà presto. Senti che il legame con Koi Daisuke si rafforzerà presto.
Va bene, dai, teniamola come giornata che ha portato bene a 3 relazioni assieme. Teniamola come giornata buona. Ok, in teoria oggi abbiamo aumentato il coraggio. E infatti il santuario non ci blocca più. È l'edificio principale del santuario, forse dovresti pregare. Aspetta. È un piccolo santuario, c'è una scatola di Omikuji dentro, ma non c'è niente. Vabbè, proviamo a fare le preghiere. Vediamo che succede. Ti calmi e unisci le mani. Ricordi che non hai ancora finito di leggere il tuo libro. Magari potresti farlo quando torni a casa. Che strano. Però effettivamente oggi la sera è mega stellata. Forse in realtà oggi era più tranquillo del solito. Ciao Cie, che ci fai qua di sera? Yahoo! Che coincidenza incontrarti qui, sono appena andata a riempirmi la pancia. Già che ci siamo, ti va di fare due chiacchiere? Ma certo, passando la serata nel narco mercè con coloro che condividi delle affinità sociali potresti rafforzare il vostro legame. Ma tieni presente che l'affinità non avanzerà di rango la sera, poiché il tempo a disposizione è limitato. Avrai solo un certo numero di giorni per sviluppare legami formati a Inaba. Sfrutta la sera per rafforzare le affinità sociali che ti interessano, poi porta al rango successivo durante il giorno. Vabbè, guarda. No, è passata una stella cadente, ma che bello stasera. Diciamo che alla giornata di oggi l'abbiamo presa per aumentare i punti. Ah. E vai, ora sì che si ragiona. Ci sembra felice. Nene. Ah già, sapevi del mega gyodon che servono da Aie soltanto i giorni di pioggia? È una porzione esagerata, un piatto che mette davvero alla prova la tua passione per la carne. Dovresti provarlo se ti capita l'occasione. La carne è l'ideale per giornate piovose. Il mio amore per la carne prevarrà un giorno. Yep. Wow, anche tu ammiri tutta la maestosità della carne. Scommetto che io e te ci gusteremo della carne fantastiche. Ci annuisce allegramente. Vedrai però che quella di Mega Gyodon è una sfida impegnativa. Persino tu potresti trovarti in difficoltà. Se hai intenzione di provarci, dovrai mantenere i nervi saldi e ingoiare tutto in un boccone. Wow, quindi abbiamo aumentato la conoscenza, forse? È stato piacevole chiacchierare di più del meno con Cie. Senti che il tuo legame con Cie si rafforzerà ulteriormente. Senti che il tuo legame con Cie si rafforzerà presto. Oh, ehi, guarda che ore sono, si sta facendo tardi, mi sa che è il momento di tornare a casa. Ah già, prendi questo. Cie, ti ha dato una gomma alla carne. La gomma alla carne è il mio modo migliore per chiudere una cena carnivora, con quella sua consistenza fibrosa. Beh, forse dovremmo andare. Cosa? Hai riaccompagnato Cie e sei tornato a casa. Che cosa? Gomma da masticare la carne. Non è niente in programma per oggi. Decidi di andare in un luogo che non visiti molto spesso. Vai a reparto alimentare. Andiamo alla stazione. Hai deciso di andare alla stazione. Ma che bello. Possiamo andare in zone nuove. Non c'è nessuno. Il prossimo treno passerà tra un bel po'. Prova da qualche altra parte. Sulla via del ritorno decidi di passare al santuario dell'area commerciale. Non c'è nessuno. Questo polveroso santuario non sembra affatto curato. Hai deciso di tornare a casa. Ti senti osservato da qualcuno. All'improvviso ti appare davanti una volpe misteriosa. Viverà qui al santuario? La volpe ti sta fissando. Ti accorgi che tiene in bocca una tavoletta Ema. Tieni. La volpe misteriosa lascia Ema nella tua mano. C'è scritto, per favore guarisci le gambe del nonno, Keita. Sull'Ema è stato scritto il desiderio di qualcuno. Perché la volpe l'avrà data a te? Guardando meglio ti accorgi che sul retro dell'Ema è incastonata una foglia dall'aspetto insolito. Non ti sembra una foglia tipica delle piante locali. Sarà anche questa opera della volpe misteriosa? Scappo! Oh cacchio, hai visto la volpe, non è vero? Oh, non capita spesso di vedere da queste parti un giovane come te. Qui non vive più nessuno. Ogni tanto vengo a mettere un po' di ordine, ma ultimamente ho le gambe doloranti e non ce la faccio più. Vorrei rendere di nuovo presentabile il santuario, ma mancano i fondi per farlo. Beh, vado a porgere i miei omaggi. Se le mie gambe non miglioreranno, non riuscirò a occuparmi del santuario. E poi non potrò andare più a trovare Keita, sai, è mio nipote. Ti chiedi se sia stata lo stessa Keita che ha scritto l'Ema. L'Ema recitava, per favore guarisci le gambe del nonno. Eh? Cos'è in mano? Possibile che...
quella foglia è proprio lei. Tempo fa mia nonna diceva sempre che le foglie come quella erano la medicina migliore contro i dolori. Quanti ricordi. Come hai fatto a procurartela? Credevo che non si trovassero più sulle montagne. Ragazzo, per favore, saresti disposto a darmi quella foglia? Certo, signore. Hai detto l'anziano della foglia trovata sul retro della tavoletta Emma. Oh, è questa, è proprio questa. Ora, vediamo un po'. Se me la sniffo... Applica la foglia sulla gamba. Oh, lo sento, sta funzionando. Fantastico, il dolore che mi tormentava da chissà quanto tempo è semplicemente svanito. Non mi sentivo così bene da anni. Sei stato un grande aiuto, giovanotto. Ti sono grato. Ora posso andare da mio nipote. Meglio rendere grazie al santuario per aver favorito il nostro incontro. Sei stupito degli ottimi risultati. Non solo gli è passato il dolore, ma è tornato anche alla sua vitalità. Dal suo nascondiglio la volpe osserva con aria soddisfatta. Sembra aver capito che il desiderio dell'Ema è stato esaudito. Ma che carina. La volpe sbircia nella cassetta delle offerte come se volesse controllarne il contenuto. Sembra aver capito che il santuario ha ricevuto un'offerta. Forse l'Ema con la foglia ti è stato proprio dato per quel motivo. Yip. Sembra che si sia affezionata a te. Che carina. Ha la bocca piena di foglie uguali a quella che hai dato all'anziano. Sembra che la volpe abbia una ricca fornitura di misteriose foglie curative. La volpe guarda in alto con aria gioiosa. Forse vuole qualcosa da te? Mentre la volpe ti mostra un mucchio di foglie, non puoi fare a meno di pensare all'assurdità di questo incontro. Percepisci l'accenno di un legame formarsi fra te e la volpe. Bellissimo però, bellissimo. La volpe compagna, no, per favore. Tu sei me, io sono te, instaurato un nuovo legame, ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai le persone dell'arcano eremita. Dio mio, la volpe. La amo già, è il best companion di sto gioco, la volpe. Best confident. Dove troverà queste voglie incredibili? Pensi a quanto sarebbe stato utile un simile aiuto durante le ricerche dell'altra parte? Yep. E scappa. Ah no. Capisci i tuoi pensieri? La volpe sembra indicarti la cassetta delle offerte. Sta offrendo i suoi servizi in cambio di un compenso? Yep. Sembra che la volpe misteriosa abbia accettato di aiutarti nella tua ricerca. Che tutto questo sia collegato al coraggio e di venire qui al santuario? Tuttavia sembra sia necessario pagare per la sua cooperazione, ma perché? Hai restituito la tavoletta Emma al santuario e sei tornato a casa. Oh, se bisogna pagare. Si sta facendo tardi, hai deciso di tornare a casa. Beh, abbiamo ottenuto... un nuovo collegamento, però mi sembra di aver sprecato la giornata. Quindi forse il padre torna oggi? Oh, che bello! Ho comprato questo da Junes, però. Fratellone? Di nulla, ci mancherebbe. L'hai comprato un giocattolo? Cos'è? Cos'è? Ah, è una maglietta. Tutto rettangolare, ma... Ammetto che pensavo non le sarebbe piaciuta, però... È una maglietta anche per me, che posso mettere nei dungeon, davvero? Grazie. Sono dei pantaloncini. È un costume da bagno con uno strano disegno davanti. Beh, non è strano. Grazie. Ma tutto che? Si ringrazia anche se non ti piace, ricordatelo. Sì, grazie. Fantastico, abbiamo ottenuto un costume.
Hai passato una bella serata con i Dojima. Finirà che sarà tristissimo quando ce ne dovremo andare. Cioè, già è stato triste con Sojiro. Qua abbiamo veramente un legame, almeno di sangue. Sarà anche peggio, veramente. L'oceano è lontano, ma il fiume attraversa la città. Prima o poi quest'anno farai una bella nuotata. Ricorda di indossarlo, ok? Sulla mia maglia c'è un ornitorinco. È buffo, vero? Oh. Studiamo a sto punto. Se prendi un buon voto all'esame potrai diventare più conosciuto e più popolare fra gli altri studenti. Vuoi studiare? Certo. A sto punto hai deciso di studiare. La tua conoscenza è aumentata. Mentre studiavi hai letto diverse voci sul dizionario che hanno suscitato il tuo interesse. La conoscenza è aumentata. A quanto siamo di conoscenza? Eravamo al secondo rango, vero? Quella bicicletta fa dei rumori orribili, Yosuke. È parecchio rumorosa. Tranquillo. Vabbè, ma cosa c'entra lei, scusami? Facciamo del nostro meglio. Sì, l'avevo immaginato. Io cosa? Vai a piedi come tutti gli altri. È probabile, come dicevo, che otterremo il motorino. Ci presterà il motorino Dojima. Voglio crederci fino alla fine, ti giuro. Ehi, Star, ti va di uscire più tardi? Vuoi passare la giornata con Yosuke? Decido dopo. Davvero? Beh, pensaci, ok? Cosa vuoi fare dopo la scuola? Bella domanda, dipende chi è libero. Cie? Eccola, ti pareva. Yo, che fai? Ehi, se hai tempo dopo la scuola, ti va di uscire con me? Pensaci, ok? Forse dovrei uscire con Cie dopo la scuola. Scusami, detto così però è brutto. Cioè, dico di no, Yosuke arriva a Cie. Esci con me! Perché le vacanze devono finire così velocemente? Bella domanda. Oddio. Sì, ti piacerebbe, manca ancora un anno. Dubito che sia finita. Ovvero salvarlo. Quando andremo al mare? Ah, giusto. Mi ero dimenticato. Se vuoi ti aiuto a studiare. Hanamura, Yukiko ni iroiro osowatta hou ga ii in janai? Amagi. Ti giuro che ti batto, ti giuro che fa diventa il primo della scuola, Dio mio. Kojin lesson? Do sta no? Porca troia! Itte! Sonna tataku toko desu ka? Benkyou oshiete tte itta dake nano ni. Ah, gomen. Benkyou ka. Oyaji gyagu nano ka na tte. Saikin henna okekusan ooi kara. Ah, beh, io l'avevo capito, però madonna mia. Gomen, te ga katte ni. Yare yare. Aia, che male. Teiyu ka kore, Satonaka ga benkyou oshiete morae to ka iran koto futta kara ja nai? È colpa tua se mi hai picchiato. Mamma mia. No, giuvari ore. Esatto, non coalizzatevi, è colpa sua stavolta. A me serve un evento che mi colleghi con lei. Quale può essere?
Forse non aver scelto nessuno dei due può essere una buona cosa. Il tizio che era qua che fine ha fatto? Ma dite che le missioni secondarie hanno un tempo? E finalmente posso risalire, ha smesso di piovere incredibilmente. Allora, C è lì sul tetto. La tizia pure. Chiediamole del suo hobby. Non saprei giocare con gli animali, credo. Avete esaurito gli argomenti di oggi, meglio tornare un'altra volta. E tu, che bisogno hai? Ehi, tu sai cos'è una radio a galena? Non è difficile costruirsi le materie prime e un'antenna. Ne ho realizzata una quando ero alle elementari. L'ho ritrovata l'anno scorso mentre pulivo casa. Quanti ricordi? Magari ne costruisco un'altra. Oh, ciao. So che è un po' improvviso, ma potresti dedicarmi un minuto? Ti ascolto. Ecco, sto realizzando una nuova radio galena, ma non ho tutti i materiali necessari. Mi manca un filo LIZ per l'antenna. Hai presente? Mi serve quello di tipo intrecciato e smaltato. Avevo intenzione di cannibalizzare i pezzi di una TV, ma non sapevo come smontarla. Quindi ho pensato di comprarne uno, ma ormai sono introvabili. Se mai te ne capitasse uno sotto mano, ricordati di me, ok? In cambio ti darò qualcosa che non si vende nei negozi. Ok. Eh? Certo che dici cose strane talvolta. Ma va bene così, lascia tutto nelle tue mani allora. Ottieni un filo LIZ. Non è che ne ho già uno, vero? Giorno libero, 1500 yen. Ti interessa acquistarlo? Diligenza, aumentare la comprensione. Vabbè, io li compro, poi quando avremo tempo li leggo. Stupido che l'altra volta non ci ho pensato e probabilmente non avrebbe funzionato. Quando siamo usciti dal televisore l'altro giorno, forse avrei potuto leggere, ma non mi ha fatto neanche studiare. Non penso che magari la lettura fosse qualcosa di diverso a questo punto. Ehi, sei il ragazzo di quella volta, mi ha dato le foto. Grazie a te posso giocare con i miei nipoti, sei stato di grande aiuto. Ringrazio gli dei per averci fatto incontrare. Sono tornato a occuparmi del santuario, visto che non se la passa benissimo. Mi piacerebbe sistemarlo, ma non ho abbastanza soldi. Per raccogliere fondi ho piazzato qui una scatola per gli omicugi sociali. Di solito si espongono in occasioni speciali come il Capodanno, ma è per il bene degli dei. Io comunque sono di un santuario famoso per le divinazioni sociali, quindi potrebbe funzionare. Prendine uno, ti aiuterà a entrare in confidenza con la persona che ti interessa. Oh, considera però che togliamo la scatola dei giorni di pioggia. Ora torna a giocare con i nipoti, ci vediamo. L'anziano è andato via a fare in confare energico. Ora puoi estrarre degli omikuji sociali. Potresti diventare più intimo con qualcuno con cui hai affinità sociale. Tuttavia con gli okomuji non ottieni gli stessi risultati di quando passi del tempo con loro. Affidati a questi solo quando i tuoi amici non sono disponibili. Ma aperto la giornata quindi? Ok, se devo decidere allora sceglierò Chie. Senti che il vostro legame si rafforzerà. Certo, passa del tempo con Chie. Ti va se ci alleniamo allora? Chie sembra felice. Lungo il fiume Samegawa, hai deciso di allenarti con Chie. Perfetto. Oggi è il grande giorno. Anche oggi Chie è entusiasta. Nanako. Ciao. Oh, Nanako-chan. Che stai facendo? Mi alleno, ovviamente. Ti alleni. Contro chi devi combattere, Chie? Me stessa, immagino. Scherzo. Wow, figo! E tu dici? Oh, una cavalletta! No, 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 dove? Si è appena posata sulla tua schiena! Toglila, toglila di dosso! Nanako toglie la cavalletta dalla schiena di Chie. Piccolina! Non ti piacciono le cavallette? Non sopporto quelle zampine sottili e snodate e le cose viscide e striscianti. Ah, non riesco a smettere di pensarci, proprio non le sopporto. Ma sono carine. Sei uguale a Yukiko. Oh, sai, perché Yukiko gli insetti non danno fastidio. Io però non li sopporto, è buffo, eh. Sarebbe un po' un controsenso nei confronti di Yukiko, però è molto femminile la cosa. No, non è vero, per niente. Nonostante tutto ci sembra felice. A tanti bambini della mia classe non piacciono gli insetti. Non succede solo a te, tranquilla. Nanako-chan, oh, non hai idea di quanto questo mi renda felice, grazie. Forza, vuoi allenarti anche tu? Ok. Oh no, come lo spiego ad Ojima che questa tira i calci ora? Partiamo con le forme, ti insegno un kata. Chie e Nanako iniziano ad allenarsi. Hai mandato Nanako a casa prima che calasse la sera. Devo superare la paura degli insetti. Non voglio sembrare una fifona agli occhi di Nanako-chan. Mi basta pensare che siano ombre. A quel punto potrei affrontarne decine. Mi sono fatta venire i brividi da sola. Per abituarmi agli insetti ci vorrà un po', ma non mi farò battere da quelle ombre.
percepisci la passione ardente di Cie. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Eh beh, certo. Dopo aver masticato quella gomma alla carne, ci credo anch'io. Otteniamo qualcosa? Cie è migliorata. La determinazione in battaglia si è rafforzata. Ora Cie eseguire un attacco concatenato in battaglia. Bye bye. Termini gli allenamenti e hai accompagnato Cie a casa. Oh, ehi, okay. Bentornato. E direi di passare appunto la serata a studiare. Quello che io ovviamente non facevo mai quando ero a scuola. La conoscenza aumentata, diverse voci del dizionario, la conoscenza aumentata. Ovviamente non ancora abbastanza. Ed è sabato e sta piovendo, guarda un po'. Senti degli studenti parlare. Quanta pioggia, odio la pioggia, pare che pioverà fino a sera. Parlando di cose tristi, gli esami intermedi cominciano lunedì prossimo, i risultati saranno pure pubblici. Oh, non preoccuparti, un semplice pezzo di carta non potrà mica rovinarti la vita, no? Cosa? Ma come fai a dire una roba simile? Dei voti alti ti aiutano quando hai a che fare con la gente. La società apprezza le persone con talento, no? Lo impari col tempo, è una bugia tutto questo. Oh, di nuovo lui. Profosoi, ha già acquistato l'ultima edizione di Insegnante Bullizzato? Ovviamente, ma oggi piove. Spero di riuscire a rincasare senza inzupparlo tutto. Per caso, qualcuno ha una copertina extra che sarebbe così gentile da darmi? Ops, devo cominciare la lezione. Non cercate di distrarmi parlando di libri. Oggi parleremo di Kokoro di Sosekai Natsume. Aprite i vostri libri di testo. Prima di addentrarci nella letteratura vi farò una domanda su Sosekai stesso. Prova tu Phoenix-chan, il ragazzo di città. Sempre con me ce l'hai. Sai come Sosekai Natsume ha tradotto in giapponese la frase inglese I love you? Essendo uno scrittore vado sull'ovvio e dico una roba poetica. La luna è bella, vero? Hai detto la risposta che ritenevi corretta. Oh, le sei proprio tutte! Sì, l'ha tradotta con la luna è bella, vero? Tra parentesi, la persona a tradurla con potrei morire è stato Shimei Futababatei. Non lo so. Futababatei, un altro famoso scrittore dell'era Meiji. Anche se la sua fu una traduzione del russo, non dell'inglese. Di fatto, entrambi non hanno tradotto letteralmente. All'epoca in Giappone non esisteva un'espressione diretta dell'amore come oggi, per cui bisognava essere creativi. È una traduzione sottile che ispira l'affetto, proprio come la lingua giapponese stessa. E ad ogni modo, torniamo a Kokoro. Hai dato la risposta esatta. La tua conoscenza è aumentata. Dagli che gli esami li tiriamo giù. Senti dei tuoni in lontananza. Hai paura? Davvero? Ho paura. Piccolino. Bibiri sugi da tsuno. Kouyu hi wa are jan. Gyaku ni kanfu no tokkun toka suru to moriagan ja ne? Kaminari bikan te natte atarashii hissatsu baza toka dekichau ze. DVD ni mattaro. Che crea una mossa speciale oggi. Mukatsuku. Hito no kimochi mo shiranai de. Dōse kaminari ochin nara koitsu ni ochin. Becca de sto stronzo. Are? Teiden? Gli dei mi hanno ascoltata. Corea sassa to tai san ste. Baito da na. Ore, kyo no shokryouhin no ureki shidai ja. Konshu no baito dai ni. Vabbè, allora. Kono tenki ja kyaku ashi sukunai kamo da kedo. Baiku chokin no tame ni ganbaranei to na. C'hai ragione. Chissà quanto costa un motorino in Giappone. Chief kara da. Sei licenziato. Moshi moshi, otsukare ssu. Yosuke kun. Anosa. Ecco, e quando mai? Però mi sembra un po' troppo comodo questo fulmine. Ma io sono a scuola. Nande kocchi minna yo? Quale storia?
宿題を忘れて夜中の学校に忍び込んだんだけど、トイレに行きたくなってね。Ma Yukiko sembrava tutta precisina, fighina, bravina, invece è una stronzetta sotto quel taglietto. Mata, nanno hanashi? Sotto quella frangetta si nasconde una stronzetta. Chie sta per piangere. Cosa dovresti fare? Raccontare un'altra storia di fantasmi? Dai un colpetto sulla spalla a Chie e consolala. Grazie. Kimi ga ite. Se però raccontava una storia di fantasmi, magari diventavo amico con Yukiko. Non penso. Sono tempari guai già. Oh, suita. Ora, kaeru yo, Yukiko. E noi che facciamo? Restiamo qui a scuola o andiamo a casa? Se ne vanno di fretta. Siamo ancora qui, per oggi le lezioni sono finite. Non puoi fare altro che aspettare che la pioggia. Tocca il pulsante a destra per vedere la programmazione della TV. In che senso? Cioè, me l'hanno spiegata questa cosa della TV, ma cosa vuol dire? Alcuni programmi possono essere visti solo dopo essere usciti da Persona 4 Golden. Prima di vederli ricordati di salvare. Qui puoi vedere i programmi che approfondiscono il mondo di Persona 4. Oh. Man mano che avanzi in Persona 4 Golden verranno aggiunti nuovi programmi. Buon divertimento.